Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video qui ad ECMA 2021. Stiamo parlando e vi stiamo portando con noi alla scoperta di SIM 508, il maxi scooter della casa orientale. Andiamo a scoprirlo insieme, in primis dal punto di vista estetico. Sicuramente le linee, essendo un maxi scooter, non potranno mai essere snelle, ma allo stesso tempo in SIM si è cercato di contenere gli ingombri, almeno dal punto di vista ottico, lavorando molto sulle colorazioni e allo stesso tempo sulle proprie linee. Linee che, come vedete, cercano comunque una propria linea guida, scusate il gioco di parole, volutamente fatta per poter distinguere il modello dagli altri competitor di altri brand. La colorazione in questo caso la trovo molto molto particolare, qui in un violaceo. Anteriormente è molto bello notare come le gemme delle frecce sono posizionate quasi come se fossero degli artigli che escono direttamente dalla zampata della carena laterale. Poco sotto troviamo il badge 508 a rimarcare il motore di cui andremo a parlare a brevissimo, e poco più sopra, ecco qui al centro, uno scudo frontale del musetto in nero lucido. Il gruppo ottico è un pezzo unico, continuo, che corre appunto sotto l'unghia centrale. Qui ovviamente parliamo di un full LED. E lì sotto ecco trovare il forcellone all'anteriore. Qui parliamo di un doppio disco all'anteriore ed una gommatura ovviamente specifica per questo modello. Anteriormente, appunto, vi stavo dicendo, abbiamo due dischi da 275 mm ABS, al posteriore invece disco singolo dalla stessa dimensione. Anteriormente la gommatura è un 120-70, mentre posteriormente abbiamo 160R su disco da su cerchio, scusatemi, da 15. Passando nel lato basso laterale, troviamo ovviamente il blocco motore, qui la dicitura della targhetta telaio, dove troviamo alcune specifiche sul modello. Ecco qui posizionato anche il pedalino, la pedalina per il passeggero, e salendo su in nero lucido le maniglie, una sella molto molto ampia e il gruppo ottico posteriore, dove io personalmente mi sarei aspettato, qui dove troviamo queste mancanze in plastica, le frecce che invece sono posizionate qui sotto, ecco, direttamente sul portatarga. Allontaniamoci un attimo, ecco il disco singolo di cui avevo parlato prima, disco singolo posteriore e il braccione a cui è collegato. Parliamo adesso del cuore pulsante di questo Maxim TL508 TCS, un bicilindrico raffreddato a liquido. 8 valvole da 508 centimetri cubici. Abbiamo una potenza di 33,5 kW a 6750 giri per una coppia di 49,9 Nm a 5250 giri. La trasmissione ovviamente è un automatico CVT. Le sospensioni e tutto quello che concerne freni e gomme, ve ne ho parlato poco prima, quindi nel caso in cui ve lo siate perso, andatevelo a rivedere portando indietro il video, ragazzi, sarete stati poco attenti. E la capacità del serbatoio è di 12,5 litri. Saliamo adesso qui sulla pedana e cerchiamo di darvi qualche altro piccolo dettaglio sulla sella. Sella su fondo nero, abbiamo cucitura bianca a contrasto, cucitura bianca che percorre tutta la sella fino al blocco centrale dove troviamo il blocchetto di accensione, la leva di apertura del vano sottosella e lì più avanti il cruscotto digitale composto da tre gruppi, uno al centro quadrato più ampio e due laterali più piccoli.
qui sulla sinistra ovviamente il blocchetto per il comparto di illuminazione, freccia abbagliante, abbagliante, clacson, al centro logo SIM ben evidenza e qui il parabrezza, parabrezza in questo caso fisso. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti del nuovo SIM 800 508. Iscrivetevi al nostro canale, fatelo anche seguendo la nostra pagina Facebook ed Instagram e soprattutto non perdetevi il nostro articolo al sito, sul sito, nel sito, ditelo come preferite, www.widrive.tv. Alla prossima!